l'esigenza da parte dei corsisti più giovani l'anno scorso di fare un approfondimento sulla storia più recente d'Italia, perché ahimè nelle scuole superiori, diciamo così, secondarie, si tratta poco, non ci si arriva. Poi chi fa l'università, non è detto che faccia un'università che abbia una come si dice, un'attinenza con la storia, con la politica, quindi ci è stato detto vorremmo approfondire questa parte della storia d'Italia perché vorremmo essere così in grado di interpretare meglio ciò che succede oggi, perché ciò che succede oggi nella nostra politica è molto legato ovviamente a ciò che è successo dal dopoguerra in poi. Quindi stamattina abbiamo con noi il piacere di avere Ivano Granata, che è un professore di storia contemporanea, giusto? E storia dei partiti, specializzato, un grande conoscitore appunto dei movimenti del fascismo, del socialismo, del sindacalismo italiano. E con lui oggi affronteremo la prima parte della storia del dopoguerra d'Italia fino alle elezioni del 53. Ovviamente lascio subito la parola a lui, lo ringrazio per la disponibilità. Allora, innanzitutto buongiorno a tutti, credo che io ho una voce abbastanza alta, quindi credo che anche senza microfono mi possano sentire anche laggiù in fondo. Innanzitutto devo fare subito un riferimento a ciò che ha detto la dottoressa Moretti riguardo al fatto che nelle scuole superiori in realtà la storia contemporanea, nonostante quello che si dica, non viene fatta. Io dal 1° novembre sono in pensione, però sto ancora tenendo il corso all'università, che è il corso di storia dell'Italia contemporanea. Io ho l'abilitazione in storia contemporanea, ma ho sempre insegnato storia dell'Italia contemporanea e storia dei partiti politici. Beh, devo dire che molto spesso do per scontato cose che la gente dovrebbe sapere, essendo storia dell'Italia contemporanea e dicendo che nelle scuole superiori vanno avanti a fare determinate cose. Mi rendo conto che in realtà la storia nelle scuole superiori viene insegnata, soprattutto la storia contemporanea e la storia del nostro paese viene insegnata abbastanza male. Non voglio colpevolizzare nessuno, ci sono sicuramente degli ottimi docenti e cose di questo genere, è il sistema, secondo me, che funziona poco. Devo dire, sempre ritornando al fatto del che anche quest'anno sto facendo il corso di Italia contemporanea, lo sto facendo appunto sull'Italia repubblicana. Orbene, quello che io devo dire stamattina in 45 minuti, no? Io ci ho messo 8 ore al corso di storia d'Italia contemporanea. Quindi è evidente, e mi scuso anticipatamente, tra l'altro la dottoressa Moretti mi aveva proposto una cosa, sono stato io a dire no, riduciamo, sì, esatto. non è possibile fare una cosa di questo genere. No? Quindi se mi passate l'espressione, che generalmente è riduttiva, ma purtroppo è così, sarà un mini corso in pillole da un certo punto di vista, dove cercherò di soffermarmi, dunque questi sono generalmente gli appunti che uso a lezione, no, ecco, così, quelli che il mio collaboratore chiama i pizzini, no? Come vedete, se a un certo momento mi vedrete sfogliare, mettere da parte così, è perché proprio oggettivamente non ce la faccio. Ritorneremo magari dopo la lezione, se ci sono una serie di domande, di approfondimenti, di cose di questo genere. Mi dispiace perché soprattutto per la campagna elettorale del 48 c'erano molte cose divertenti da dire, ma va bene, insomma, sarà magari... Magari faremo un mini corso di approfondimento, disponibile. Un'altra circostanza. Allora, partiamo ovviamente dalla nascita della Repubblica e quindi dal referendum. Allora, io credo che tutti sappiano, no, che l'Italia nasce l'Italia repubblicana nasce nel 1946 grazie al referendum istituzionale, per cui gli italiani scelsero la Repubblica. Quello che credo in pochi sappiano, e non so quanti qua dentro lo sappiano, è che quel referendum non avrebbe mai dovuto tenersi, perché le decisioni che erano state prese in precedenza riguardo all'assetto istituzionale dello Stato non contemplavano il referendum. Nel 1944, quando il Comitato di Liberazione Nazionale decide a un certo momento di collaborare con il Regno del Sud e nasce poi il governo Bonomi, no? La prima decisione che viene presa da parte del Comitato di Liberazione Nazionale è di spostare alla fine della guerra la scelta della forma dello Stato. Ricordo che c'è ancora la monarchia,
Vittorio Emanuele III aveva compromesso col fascismo, quindi tutta una serie di aspetti. Però tutti i partiti politici, tranne i repubblicani, decisero, compresi i comunisti, Togliatti fu molto fermo su questa linea, decisero di posticipare alla fine della guerra la scelta della nuova forma di Stato, cioè se fosse rimasta la monarchia o se si sarebbe passati alla Repubblica. È ovvio che tutto questo però andava deciso attraverso una serie di provvedimenti, si poteva dire alla fine della guerra decidiamo. Per cui il governo Bonomi fece un decreto il 25 di giugno del 1944. Il 5 di giugno, cioè qualche una ventina di giorni prima, Vittorio Emanuele aveva affidato, molto recalcitrante occorre dire, ma aveva affidato la gestione della monarchia, diciamo così, al figlio Umberto, il quale figlio Umberto, Vittorio Emanuele non aveva abdicato e non aveva nessuna intenzione di abdicare in realtà, come vedremo. In realtà era stata trovata questa stranissima formula che pare risalga a Benedetto Croce, dalla luogotenenza del regno, per cui il re continuava a essere Vittorio Emanuele, ma chi esercitava le prerogative regali per quello che riguardavano i governi e cose di questo genere era il luogotenente, che era appunto Umberto, cioè suo figlio. Quindi questo il 5 di giugno. Il 25 di giugno il governo Bonomi emana questo decreto in cui si pongono le basi per la scelta dello Stato dopo la guerra. E il decreto era molto semplice, diceva che alla fine della guerra ci sarebbero state le elezioni per l'Assemblea Costituente a suffragio universale. E l'Assemblea Costituente, una volta riunitasi, avrebbe deciso quale sarebbe stata la nuova forma dello Stato e si sarebbe messa al lavoro per preparare la nuova Costituzione. Semplicissimo. Quindi, fine della guerra, votazioni per l'Assemblea Costituente. L'Assemblea Costituente a questo punto decide se il Paese sarà una monarchia o sarà una repubblica, e dopodiché si mette all'opera per fare la Costituzione. Questo è quello che avviene. Questa è la linea che viene seguita costantemente fino alla fine della guerra. Alla fine della guerra però le cose si complicano. Perché si complicano? Perché in realtà voi sapete che l'Italia è il paese dei sondaggi, no? Di tutte quelle rabbellie eccetera eccetera. Allora non so in che modo facessero i sondaggi all'epoca, no? Però che cosa era emerso nel frattempo? Era emerso il fatto che sembrava, e fu uno sbaglio clamoroso, poi vedremo il perché, sembrava che l'Assemblea Costituente fosse fortemente sbilanciata a sinistra e i partiti di sinistra erano tutti decisamente repubblicani. Quindi non ci sarebbe stata una scelta, sarebbe stata un'unanimità, diciamo così, nei confronti della Repubblica. E questo a molti non piaceva. Dunque chi erano questi molti? Uno, i monarchici, chiaramente. Due, una parte delle gerarchie ecclesiastiche e del Vaticano che non gradivano troppo questo tipo di soluzione. Una parte della Democrazia Cristiana. Adesso io sorvolo ovviamente sui partiti che si sono riformati e cose di questo genere, perché sennò, ripeto, non ne usciamo più. Una parte della Democrazia Cristiana che non vedeva in questa Assemblea Costituente qualcosa di positivo per la scelta della monarchia. E infine gli alleati. Gli alleati in maniera contrastante, direi, perché gli inglesi ovviamente erano favorevoli alla monarchia, gli americani no, gli americani erano agnostici, ma fondamentalmente più favorevoli alla Repubblica, no? Il problema è che entrambi reputavano che dovesse essere il popolo a pronunciarsi. Quindi, come vedete, c'è un insieme di forze, no, che si oppongono, per così dire, alla nascita, al fatto che sia l'Assemblea Costituente a decidere. Allora lì si comincia ad andare avanti un po' su queste problematiche, finché la Democrazia Cristiana, per esempio, molti nella Democrazia Cristiana sostenevano che la Repubblica avrebbe rappresentato un salto nel buio. Abbiamo avuto la monarchia fino adesso, nasce la Repubblica, che cosa succede? Non lo sappiamo, eccetera eccetera. Quindi a un certo momento De Gasperi, che è il Presidente del Consiglio, no? In un governo dove praticamente in questo governo ci sono dentro tutti i partiti, fa una proposta. La proposta è quella: facciamo le elezioni per l'Assemblea Costituente, il luogotenente va avanti per altri 5 mesi e la Costituente fissa i principi della Costituzione. Una volta fissati i principi della Costituzione,
si indice il referendum. Da un certo punto di vista la proposta era anche sensata, su questo non c'è il minimo dubbio, ma in realtà questo spacca ulteriormente il paese, o perlomeno spacca ulteriormente le forze politiche del paese. I comunisti sono contrari, i socialisti sono contrari, una parte delle sinistre in generale sono contrari. A un certo momento sembra di essere entrati in una specie di buco senza uscita, perché quelli sostengono una cosa, questi ne sostengono un'altra. La soluzione la trova Nenni, in una maniera abbastanza, occorre dire, particolare. E se qualcuno di voi avrà avuto modo di leggere i diari di Nenni, no, racconta come gli venne quest'idea. Dunque lui dice che erano tutti in campagna elettorale, perché c'erano le elezioni amministrative in quel periodo e poi in ogni modo avrebbero dovuto esserci le elezioni per l'Assemblea Costituente. Quindi durante la campagna elettorale, mi pare che si trovasse a Reggio Emilia, no, a un certo momento dice: ho visto i compagni che mi dicevano resistete, perché la cosa importante è fare la Costituente e fare la Costituzione. E Nenni, ragionandoci sopra, dice: ecco, l'aspetto che interessa al popolo è quello del fare la Costituzione. Allora, a questo punto dice: perché non abbinare il referendum istituzionale alle elezioni dell'Assemblea Costituente? In fondo dice: il popolo si darà l'istituzione che vuole lui, o la monarchia o la repubblica, no? Però dice: questo è irrilevante, la cosa rilevante è la Costituzione. E quindi, se a un certo momento noi tiriamo in lungo su tutte queste cose, più tiriamo in lungo, peggio è. Quindi fu Nenni a proporre il referendum contestuale con l'Assemblea Costituente, lo comunicò a Togliatti, Togliatti si dimostrò d'accordo sull'idea, questa proposta venne portata all'approvazione dalla Consulta, dunque in quel periodo chiaramente il Parlamento non c'era. Il governo svolgeva anche funzioni legislative, questo c'è sempre nello stesso decreto Bonomi di cui parlavamo prima. Esisteva una Consulta che, come tale, appunto, si consultava e basta, non prendeva decisioni, no? Che doveva servire da supporto, diciamo così, alle decisioni del governo. Nella consulta venne portata la proposta Nenni, ci furono 172 voti favorevoli e 50 voti contrari, per cui il 16 marzo del 1946 venne firmato il decreto, e successivamente il decreto che ufficializzava la proposta di Nenni, e il 29 marzo il decreto che indiva le elezioni per il referendum e la Costituente al 2 giugno. Quindi l'Italia nasce da un referendum, come ho detto, che non avrebbe mai dovuto svolgersi. Allora, prima del referendum qualcosa succede. Dunque, intanto ci sono tutti i congressi dei partiti politici. Nei congressi dei partiti politici, una buona parte dei partiti politici si pronuncia a favore della Repubblica. Lo fanno i socialisti nel loro congresso di fine 46, di inizio 46, lo fanno i comunisti nel congresso di fine 45, lo fa il Partito d'Azione, che comunque in ogni modo poi si spaccherà, e lo fa la Democrazia Cristiana, la quale democrazia cristiana lo fa però in una maniera ambigua, no? Viene fuori quella che sarà la famosa, no, quando dice il metodo democristiano, no? In che senso è ambigua? Nel senso che il partito si pronuncia per la Repubblica, quindi ufficialmente, però lascia libertà di coscienza ai singoli elettori. Perché questo? Perché la Democrazia Cristiana contava di ottenere un buon risultato elettorale, soprattutto con i voti del Sud. Al Sud erano monarchici, non c'era niente da fare. E quindi, se il partito avesse detto: noi siamo per la Repubblica e voi dovete votare per la Repubblica, questo avrebbe creato tutta una serie di problemi. Chi invece si pronunciò per la monarchia fu il Partito Liberale. I monarchici ovviamente si pronunciarono per la monarchia, no, chi si pronunciò per la monarchia fu il Partito Liberale, il quale capovolse durante il congresso le scelte che erano state fatte da personaggi come Croce e altri, che erano invece favorevoli a questo punto alla Repubblica. Quindi la posizione dei partiti è abbastanza chiara.
Dopodiché però prima del referendum succede una specie di colpo di mano, tentativo di colpo di mano da parte del luogotenente. Perché il 9 maggio del 1946 Vittorio Emanuele III abdica. Vittorio Emanuele non voleva abdicare in nessun modo, venne spinto ad abdicare e nel momento in cui abdica, Umberto comunicò a Stone, che era il plenipotenziario, diciamo così, degli alleati in Italia in quel periodo, no, che a un certo momento lui si sarebbe fatto nominare re al posto del padre. Quindi decadeva la luogotenenza, c'era il nuovo re. Voi, qualcuno dei più anziani sicuramente si ricorda la formula del re di maggio, no? Umberto II rimase re di maggio nel 1900, del 1946. A questo punto però Stone obiettò che così facendo si violava quella che veniva chiamata la tregua istituzionale, nel senso del problema del non se ne parla, andiamo avanti così, e quindi disse in pratica ai partiti di governo che se volevano potevano riprendersi la loro libertà d'azione, cioè non considerare valido Umberto come nuovo re e predisporre tutta una serie di altre prese di posizione. In realtà All'interno del governo tutti furono abbastanza concordi nel dire va bene, non cambia niente, insomma, invece che il luogotenente è diventato re, tra un mese c'è il referendum e vediamo un po' che cosa succede. Vittorio Emanuele, una volta abdicato, partì per l'Egitto, il governo accettò la situazione e quindi si va al referendum istituzionale. Referendum istituzionale che a sua volta presenta tutta una serie di, diciamo così, di aspetti che lasciano un po' a desiderare, a partire dal fatto, come vedremo, dalla legislazione. Gli italiani nella legislazione non sono mai stati bravi. Allora, referendum istituzionale, vediamo se trovo i dati, eccoli qua. Allora, si va a votare, si vota, come dicevo, per il referendum e si vota anche per l'assemblea costituente. Faremo due discorsi separati a questo proposito. Le prime notizie, non è che c'è quello che si fa adesso, uno esce dopo due minuti che è uscito dal seggio elettorale, sappiamo già quali sono i risultati, no? Le prime notizie sono la sera del 4 e vengono confermate da Romita, che era ministro dell'interno. Romita era socialista. 12.182 voti per la Repubblica, 10.362 voti per la Monarchia. I dati comunque non sono definitivi fino al momento in cui la Corte di Cassazione proclamerà i risultati ufficiali. Improvvisamente però il 7 di giugno un gruppo di monarchici fa ricorso sul risultato delle elezioni. Su che base fa ricorso? Perché l'articolo 2 della legge in cui viene istituito il referendum, no, dice che vincerà, chiama la forma, che avrà ottenuto la maggioranza dei votanti. La maggioranza dei votanti in termini giuridici, non so se c'è qualche avvocato o qualcuno qua presente, la maggioranza dei votanti in termini giuridici è diversa dalla maggioranza dei voti validi. Dunque, allora, lo faccio rapidamente. Uno dei miei collaboratori aveva fatto una volta questo rapidissimo prospetto. Dice: supponiamo che ci siano 110 persone che hanno diritto al voto. Di queste 110 persone, 10 non vanno a votare, non contano. Quindi rimangono 100 votanti. Di questi 100 votanti, la maggioranza assoluta è 51. Allora, votano, si fa lo scrutinio. A un certo momento 10 schede non sono valide, ci sono degli errori, sono bianche, qualcuno ha scritto andate all'inferno e cose di questo genere. Quindi i voti validi sono 90, quindi la maggioranza è 46. Se facciamo l'ipotesi, la Repubblica ottiene 49 voti e la Monarchia 41, ha avuto la maggioranza dei voti validi, ma la maggioranza dei votanti è 51. Ecco, credo d'aver chiarito il concetto. Quindi a un certo momento tutto questo, c'è il ricorso, la Cassazione il 10 diede i voti definitivi, che erano quelli favorevoli alla Repubblica, con i voti definitivi sono 12.717.000 per la Repubblica e 10.769.000
per la monarchia. 1498 schede furono nulle. La Cassazione dice che questi sono i risultati, ma non si pronuncia in merito, altra cosa tipicamente italiana da rinviare sempre, no? Non si pronuncia in merito al ricorso. De Gasperi taglia la testa al toro, no? E a questo punto il 12 di giugno si fa nominare capo provvisorio dello Stato, come era stabilito dal decreto Bonomi e poi dai successivi decreti, no? Quelli che erano stati fatti in occasione delle elezioni. Il 13 Umberto, che aveva capito l'antifona, prese l'aereo e partì per il Portogallo. Il 18 6 ci furono i voti definitivi e la Cassazione si pronunciò dicendo che la maggioranza dei votanti andava intesa come la maggioranza dei voti validi. Ecco, questo è tutto. Una piccolissima considerazione sul, due piccolissime considerazioni sul referendum. Tenendo conto che vi furono un milione, no, io devo, prima devo aver detto 1498, ma chiaramente uno sbaglio, un milione 498.000 voti nulli, no, tenendo conto di tutti, la Repubblica vinse per 450.000 voti, questo è il fatto. Le regioni che diedero la vittoria alla Repubblica furono il Nord, più la Toscana, l'Umbria e le Marche. È in queste zone dove la Repubblica vince, giù la monarchia imperversa. L'Emilia diede il 77% dei voti alla Repubblica e il Trentino l'85%. Ricordo peraltro che il Trentino era la regione di De Gasperi, quindi da questo punto. Secondo punto, questo è un po' più controverso, su cui gli storici litigano ancora adesso, c'è chi sostiene che è così, c'è chi sostiene che non è così, che la Repubblica vinse già grazie ai voti dei repubblichini. Non so se spiego la differenza. Voi sapete che c'era al nord Italia la Repubblica Sociale Italiana, cioè la rinascita del fascismo dopo la caduta di Mussolini. Allora, una parte dei repubblichini erano chiaramente in fuga perché se li prendevano erano fatti loro, come si suol dire, no? Però una parte di coloro che avevano appoggiato la Repubblica Sociale e che non erano inquisiti per nessun motivo, no? Finirono per votare per la Repubblica, in spregio alla monarchia che a suo tempo aveva fatto cadere Mussolini. E quindi qualcuno degli studiosi sostiene che in realtà questi voti furono poi, data l'esigua maggioranza con cui il referendum vince, ebbero poi ebbero poi un significato determinante. Non lo so, questo lo lascio a voi, nel senso che noi ancora oggi litighiamo su questo aspetto, c'è chi dice in un modo, c'è chi dice in un altro, lo affido solamente alla vostra eventuale considerazione. Invece l'Assemblea Costituente. Allora, la Democrazia Cristiana, adesso non sto a dare proprio i dati precisi, diciamo che mi metto un po', ebbe 8 milioni e 100 mila voti e il 35,2% in percentuale. Il Partito Socialista, che allora si chiamava ancora PSIUP, Partito Socialista Italiano di Unità Proletaria, 4 milioni e 700 mila voti e il 20%. Il PC, 4 milioni e 300 mila voti e il 18%. L'Unione Democratica, che era il partito liberale più gli altri, 1.500.000 voti, il 6,8%. L'Uomo Qualunque, che era il movimento di Giannini, cui occorrerebbe soffermarsi a lungo perché ebbe un ruolo determinante in questi anni, no? Che era un movimento di estrema destra, ma Giannini non era fascista. Una parte del suo elettorato poi finirà nel Movimento Sociale quando si formerà il Movimento Sociale, ma Giannini non era fascista. Era però un conservatore, ce l'aveva con la Resistenza, ce l'aveva con tutta una serie di personaggi dell'antifascismo, sosteneva che l'Italia doveva essere governata dai ragionieri perché i ragionieri sanno fare i conti, eccetera. Comunque è forse il primo vero movimento populista italiano, no? Ebbe 1.200.000 voti e il 5,3%, i repubblicani 1 milione di voti e il 4,4%, i monarchici 636.000 voti, il Partito d'Azione 334.000 voti e poi altri andarono a partiti minori. Due considerazioni. La prima considerazione è che chi ha votato per il referendum per la monarchia non vota poi per il partito monarchico. Quindi c'è una scissione netta tra il referendum e la Costituente. Perché dice, come al Sud hanno milioni di voti, no, in realtà tengono 630.000 voti. Perché anche al Sud distinsero tra la monarchia come istituzione e il partito. La vittoria della Democrazia Cristiana non deve fare
non deve fare specie, dice, ma come, ha detto tutti che vincevano le sinistre, no? È vero che la somma dei due partiti di sinistra è superiore ai voti della, della Democrazia Cristiana. Però la Democrazia Cristiana, e questo lo dico già in funzione di quello che dirò poi per le elezioni del 48, la Democrazia Cristiana è il partito in quel momento che incarna quel partito che comunemente viene chiamato dalla borghesia, che in quel momento in Italia non c'è. In tutti i paesi d'Europa c'è sempre un partito che incarna gli interessi della borghesia. Per fare proprio un riferimento breve, i conservatori in Inghilterra. In altri paesi il Partito Liberale. No? In Italia non c'è. Perché? Il Partito Liberale non è mai esistito, nasce solo nel 1922, prima ci sono i vari gruppi, gruppi di potere, no? Suddivisi in tanti modi, e quindi un vero raggruppamento non c'è. La Democrazia Cristiana a questo punto, all'inizio del, del dopoguerra, raggruppa in realtà tutta questa parte. E quindi sono in parte voti cattolici, e questo è fuori di dubbio, ma in parte voti che col cattolicesimo hanno poco a che fare, ma che vedono la Democrazia Cristiana un partito di centro, no, che poi farà i propri interessi. Il fatto che lo PSIUP abbia più voti, anche se pochi, del PC deriva dalla vecchia tradizione socialista, cioè il PC era un partito in fondo di recente formazione, il socialismo in Italia aveva una lunghissima tradizione. Ecco, quindi questi sono i risultati, viene fuori l'Assemblea Costituente, attenti. Io ho letto i voti, ho letto le percentuali. Si era detto che l'Assemblea Costituente non poteva scegliere la forma istituzionale perché era fortemente schierata a destra. A sinistra. Orbene, l'Assemblea Costituente è schierata sul centro-destra, perché noi tutti abbiamo una certa idea, che poi la Costituzione nasca in un grande modo, sì, eccetera, è un conto, ma la somma delle percentuali dei voti dati ai partiti che possono essere considerati il centro-destra, la DC, l'uomo qualunque, e il Partito Liberale e i monarchici, la percentuale è del 50,1. Se poi aggiungiamo i repubblicani, che qualcuno dice che è un partito di sinistra laico, qualcuno dice che è un partito di centro che guarda verso sinistra, arrivano al 54,5%. Quindi l'Assemblea Costituente non era sbilanciata a sinistra. Questo è il punto. Dopodiché, visto che il tempo passa abbastanza rapidamente, altro controsenso tipicamente all'italiana, la legge costitutiva diceva che c'era un Presidente della Repubblica provvisorio, e De Gasperi infatti lo incarna, del Presidente del Consiglio, fino al momento in cui l'Assemblea Costituente si instaura. Una volta instaurata l'Assemblea Costituente, la prima cosa da fare è quella di nominare il Presidente della Repubblica. Presidente della Repubblica, il primo Presidente della Repubblica italiana è De Nicola. De Nicola era monarchico, era referendum, aveva votato per la monarchia. Ecco, questi sono i controsensi tipici all'italiano, no? Ma la cosa più divertente è, sapete chi fece il nome di De Nicola, che poi fu quello vincente? Togliatti. Perché in realtà i socialisti avevano fatto un tentativo di dire a De Gasperi, fai tu il Presidente della Repubblica. Il Presidente della Repubblica voleva dire essere imbalsamati politicamente, no? Quindi figuriamoci se De Gasperi accettava. A questo punto il possibile candidato era Croce. Croce no, perché è un laico, quindi i democristiani non lo volevano. Allora i socialisti dissero, Vittorio Emanuele Orlando, Presidente della Vittoria nel 1919, no, i socialisti, i democristiani. I socialisti dissero no, niente Orlando, non va bene. A quel punto Togliatti tirò fuori dal cappello a cilindro De Nicola, che era un personaggio peraltro rispettabilissimo, e venne nominato. La presidenza dell'Assemblea Costituente andò a Saragat e dopodiché venne creata la famosa commissione del 75 che avrebbe fatto la Costituzione. Allora, andiamo avanti rapidamente, arriviamo all'inizio del 1947. Perché all'inizio del 1947 è importante? Perché c'è la scissione socialdemocratica. Non era Terracini il presidente dell'Assemblea? Come? Scusi? Non era Terracini il presidente dell'Assemblea? No, se mi fa finire di parlare glielo dico. Allora, anticipiamo dunque, Saragat è il presidente dell'Assemblea. Quando nasce il Partito Socialdemocratico, no,
visto che Saragat era l'espressione del Partito Socialista, Saragat si dimette e viene nominato presidente dell'Assemblea della CIM. Beh, vedo che qualcuno dei giovani le cose le sa. Bravo. No? Va bene. A questo punto, ecco, e allora, il viaggio del 47, il viaggio di De Gasperi negli Stati Uniti e la scissione socialdemocratica. La scissione socialdemocratica nasce dal fatto che il Partito Socialista, le correnti del Partito Socialista che controllavano il partito erano quelle di sinistra. Il Partito Socialista era legato al Partito Comunista attraverso il patto di unità d'azione che risaliva al 1934, peraltro, che veniva regolarmente ogni anno rinnovato. Saragat non aveva obiettato per il rinnovo, però pensava che il Partito Socialista stava andando su posizioni troppo, vogliamo dire, schiacciate sulla posizione del Partito Comunista, che non avrebbe portato, secondo lui, a un... cioè l'idea di Saragat era quella, se mi passate l'espressione moderna, di una socialdemocrazia europea. No? Quindi a un certo momento decide di uscire dal partito ed esce con la famosa scissione di Palazzo Barberini, creando appunto un partito intermedio. Attenti, perché si è sempre detto, sono sempre dette tante cose, ma il Partito Comunista guarda al partito di Saragat ancora come partito della sinistra per quasi tutto il 1947. Dopo vedremo che cos'è che cambia il tutto. De Gasperi, allora, De Gasperi va negli Stati Uniti. Ah, dunque, dopo l'Assemblea Costituente si era formato il cosiddetto governo tripartito, cioè al governo c'erano la DC, i socialisti e il comunista. Tripartito che hanno una serie di problemi, e per tutto il periodo, perché sennò non si capiscono certe cose, per tutto il periodo che va dalle elezioni dell'Assemblea Costituente fino alla fine del 1946, c'è tutta una serie di elezioni amministrative. Le elezioni amministrative si tennero non tutte insieme, ma a seconda di loro, dove la DC tendenzialmente perde, le sinistre tendenzialmente avanzano, e la DC perde a favore di chi? A favore dell'uomo qualunque. E quindi De Gasperi cosa trae la conclusione? Che il governo tripartito non va bene. Non va bene perché il nostro elettorato, che è sostanzialmente moderato, ci vede in realtà in un'alleanza con i partiti di estrema sinistra, e questo non va bene, noi dobbiamo cambiare atteggiamento. Per cui è necessario dare una sterzata alla politica della Democrazia Cristiana. In molti hanno inteso la sterzata con il viaggio negli Stati Uniti di De Gasperi, dove questa è una vulgata che ha circolato per moltissimo tempo. No, dove gli americani dissero a De Gasperi: butta fuori le sinistre che noi ti aiutiamo. Sbagliato. È vero l'esatto contrario. È vero che De Gasperi andò negli Stati Uniti a dire: io sono nel governo delle sinistre. Il governo delle sinistre mi serve ancora per qualche periodo di tempo, la rottura avverrà nel maggio del 47, per qualche periodo di tempo, ma io poi estrometto le sinistre. E gli americani dissero: va bene. De Gasperi andò per ottenere, in realtà andò, lo scelse bene la data, perché andò nello stesso periodo in cui creò il congresso socialista che poi provocherà Palazzo Barberini. No, andò invitato da un'associazione culturale di un'università americana e sostanzialmente andò a battere cassa, come si suol dire, no? Ottenne infatti dall'Exim Bank un prestito di 100 milioni di dollari. Ecco, questo è qua. Dopodiché, perché non rompe subito? Cioè, avrebbe potuto... C'è la crisi di governo quando ritorna, perché i socialdemocratici sono sorti e quindi sono usciti dal governo. No, a questo punto avrebbe potuto estromettere le sinistre fin da quel momento. Non le estromette. Non le estromette perché fa di nuovo un governo tripartito senza i socialdemocratici. Non le estromette perché ha bisogno delle sinistre per due motivazioni. La prima è il trattato di pace, su cui sarebbe molto da dire, ma su cui io non mi soffermo, perché sennò, ripeto, domani siamo ancora qua. Il trattato di pace era pesante per l'Italia, questo è un dato di fatto. Allora, l'idea del governo fu che il trattato di pace sarebbe stato... L'Assemblea Costituente aveva tra i suoi compiti, aveva pochi compiti, aveva quello di fare la Costituzione e aveva quello di ratificare i trattati internazionali. Quindi il trattato doveva passare all'Assemblea Costituente. Il governo decise di avallare in pratica il trattato e di passarlo poi alla ratifica dell'Assemblea Costituente quando il trattato era già stato avallato. Per fare questo De Gasperi voleva l'appoggio delle sinistre. Non posso farlo da solo. E lo fa.
Il secondo punto è quello dell'articolo 7 della Costituzione. Allora, l'articolo 7 della Costituzione, su cui, se permettete, mi soffermo un attimo, è quello dell'introduzione nella Costituzione dei patti lateralizi, che in termini giuridici è sbagliatissimo, perché in un documento nel documento di un paese, che è la carta fondante del paese, c'è dentro un articolo che riguarda un trattato di politica estera, perché quando viene fatto l'accordo è l'accordo fatto tra lo Stato italiano e lo Stato del Vaticano. Quindi da questo punto di vista l'introduzione del concordato nell'articolo 7 della Costituzione, che prima era articolo 5 e poi diventa articolo 7, è fondamentalmente sbagliato. Il secondo punto riguarda il modo in cui l'articolo poi finisce. Perché? Commissione dei 75. No, la Commissione dei 75 è quella che fa la Costituzione. Dunque, lo schema della Costituzione è questo. Ci sono tre sottocommissioni. Le sottocommissioni varano gli articoli che vengono e li approvano. Gli articoli approvati passano poi alla Commissione Generale, quella dei 75, che li approva o li modifica. Dopodiché passano all'Assemblea Costituente, che a sua volta li approva o li modifica. Allora, sottocommissione. La sottocommissione dice, tira fuori un articolo che dice: lo Stato e la Chiesa sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. Ci sono 12 sì, compresi quelli dei comunisti, e 3 no. Dopodiché la parte successiva dice: i loro rapporti sono regolati dai patti lateranensi. Togliatti, che era nella sottocommissione, propose la variante in termini concordatari. Ebbe 10 voti contro e 7 a favore. L'unica cosa positiva di questo articolo la fece il monarchico Roberto Lucifero, il quale fece inserire la clausola in cui si diceva che la revisione dei rapporti tra Stato e Chiesa non avrebbe richiesto la revisione costituzionale. L'articolo passò con 8 voti a favore e 7 contro, ma è per questo motivo che Craxi ai suoi tempi fece poi la revisione del concordato, perché non c'era bisogno di rivedere la Costituzione. Dopodiché, nell'assemblea plenaria, Togliatti ripropose la sua dizione, che venne bocciata con 32 voti contro, 27 favori. Andiamo all'Assemblea Costituente. L'Assemblea Costituente, in realtà, se noi andiamo a vedere, è una maggioranza laica, e quindi il concordato può cadere. De Gasperi fece un intervento in cui disse che invece bisognava approvarlo perché così, e fece una velata minaccia di ritornare a un nuovo referendum istituzionale se in realtà questo articolo non venisse approvato. Al momento della votazione l'articolo 7 ebbe 350 voti favorevoli, 149 contrari. I 350 voti favorevoli sono i 201 della DC, 54 dell'Uomo Qualunque, dei liberali e degli indipendenti, e i 95 del Partito Comunista, che decise a un certo momento di votare. Decise per che cosa? Decise partendo da tutta una serie di presupposti, no, che sono che secondo loro il patto sarebbe stato approvato anche senza i voti del PC. Cioè, se il PC avesse votato contro, il patto sarebbe stato approvato lo stesso. Qualcuno ha provato a fare i conti, non era detto che fosse proprio così. L'approvare i patti lateranensi voleva dire la rottura con una certa tradizione anticlericale che era del socialismo italiano, e apriva, secondo il PC, le strade a una pacificazione tra i comunisti, cioè gli operai comunisti e quelli cattolici. Togliatti temeva le guerre di religione, la spaccatura all'interno del paese. Con questa manovra pensava anche di evitare l'estromissione dal governo. L'altro punto è che parte da Gramsci per arrivare a Berlinguer è che non si governa in Italia senza i cattolici, e quindi non si possono fare guerre di religione. Questo sono i punti. E poi invece, questa ve la dico perché non so se poi a qualcuno di voi in questo corso o in altre circostanze o cose di questo genere si troverà a dover parlare del divorzio, una delle cose che lacerò i comunisti in una maniera sconvolgente, se devo essere sincero. No, io vado a lezione, l'ho fatto proprio in questi giorni, vado a lezione con tutte le citazioni di che cosa veniva detto nel Comitato Centrale del PC.
Celeste de Garville, che oggi nessuno più si ricorda, ma che in quegli anni, nel 1946 così, fu un importante dirigente del partito comunista, parlando a proposito dell'articolo 7, del voto favorevole all'articolo 7 della Costituzione, disse che nel PC c'era una presenza di almeno l'80% di cattolici. Quindi gli operai erano operai, ma fondamentalmente l'Italia era un paese cattolico. Poi diceva l'irrilevanza di una possibile frattura con i partiti laici, il vantaggio di conservare il contatto con la Democrazia Cristiana e le masse cattoliche. Poi sosteneva il carattere radicaleggiante e piccole borghesi di certe preoccupazioni laicistiche, che erano irrilevanti se giudicati sulla base dei veri interessi di classe. Quest'ultima parte sarà lo stesso discorso che il PC farà in occasione del divorzio. Il divorzio è una cosa che gli operai non gli interessa niente, è una cosa dei borghesi. Questo lo dico, altri approfondiranno, non abbiamo tempo di farlo. Allora, andiamo velocemente avanti perché vedo di essere già ampiamente e largamente in ritardo. Dunque, nel maggio del 47 De Gasperi estromette le sinistre. Una volta estromesse le sinistre, prova a fare un governo cercando voti praticamente a destra e lo trova nell'uomo qualunque. Quindi il governo De Gasperi è monocolore democristiano con dentro due tecnici di area liberale, uno è Luigi Einaudi che sarà poi Presidente della Repubblica, e a questo punto le sinistre sono fuori. Le sinistre cercano la rivalsa nel mese di settembre presentando mozioni di sfiducia, ma non riescono a farle passare. A questo punto poi il governo si amplierà, e questa è una cosa che può apparire abbastanza buffa, si amplierà nel dicembre del 1947, in realtà introducendo all'interno del governo anche i socialdemocratici. I liberali entrano a pieno titolo, entrano i repubblicani ed entrano i socialdemocratici. E uno dice, perché i socialdemocratici? I socialdemocratici si vanno visti in una doppia ottica. La prima ottica è che Saragat è convinto di entrare nel governo per spostarlo a sinistra. L'altra ottica è che favorevole all'ingresso dei socialdemocratici sono gli americani. Perché gli americani diffidano sempre dei partiti, no? Legati a certi aspetti religiosi. La Democrazia Cristiana lo era, lo diceva il nome stesso. No, loro, pur avendo 100.000 sette religiose, hanno una concezione laica della politica, no? Per cui il fatto che entrassero i socialdemocratici era, dal loro punto di vista, favorevole. Alla fine del 1947 viene approvata la Costituzione. La cosa sola sulla Costituzione, anche qui sarebbe da parlare, figuriamoci, no? La cosa sola sulla Costituzione. La Costituzione è un eccellente documento che, come tutti gli eccellenti documenti, ha i suoi pregi, ma anche i suoi difetti. Quindi se, visto che sono passati un po' di anni, qualcosa nella Costituzione venisse modificato, io francamente non ne vedo lo scandalo. No? Dopodiché la Costituzione può essere definita con una certa espressione cattosocialista, nel senso che sostanzialmente nella Costituzione trovano piede sia le istanze di quella che può essere considerata la dottrina sociale della Chiesa e da un altro lato le istanze, no, che sono molte, delle sinistre, che in realtà sono più vicine di quello che uno creda e che si ritroveranno poi quando nascerà il centro-sinistra nel 1962. Quindi è questo. Molti articoli hanno in realtà una maggioranza che è diversa da questa qua, ma in realtà la Costituzione funziona bene. Sono due articoli che vennero approvati con alcune varianti fatte in aula e vennero approvati da maggioranze laiche, cioè socialisti, comunisti, liberali e repubblicani, senza la Democrazia Cristiana. E sono quello che fa togliere la parola indissolubile dal matrimonio, dall'articolo relativo al matrimonio, che aprirà la strada poi al divorzio, e quella del non dare finanziamenti alla scuola privata. Questi furono approvati dalla maggioranza laica. Poi, ripeto, ci sono moltissime, moltissime cose veramente da dire sulla Costituzione, ma non riusciamo a dirle. Andiamo invece all'approvazione della Costituzione, che porta poi, come ho detto, alle elezioni del 48. Sulle elezioni del 48 ci sono due cose da dire preliminarmente.
La prima è che le sinistre si presentano unite attraverso il Fronte Popolare. Allora, il Fronte Popolare fu un'invenzione dei socialisti, nel senso che Nenni, che era stato in Francia, aveva visto il Fronte Popolare nel 1936, tutte quelle cose lì, pensava a un certo punto di vista di, paradossalmente, deideologizzare un po' i due partiti, rappresentandoli come un partito progressista aperto a tutti, e in questo modo di cercare di attirare quell'elettorato che era ancora incerto. Il PC era contrario al Fronte Popolare, perché secondo lui il Fronte Popolare poi in ogni modo di nuovo si scontrava con una maggioranza dei cattolici e quelle cose lì, ma soprattutto non lo voleva. Allora dice: perché lo accetto? Perché nel frattempo era nato il Cominform, no? In questo paese polacco dal nome impossibile che si chiama Śląska Poreba, che è vicino a Wrocław, era nato il Cominform. E quindi a un certo momento il Partito Comunista aveva aderito al Cominform. Gruppi, Luciano Gruppi, che fu un intellettuale del PC, nel gennaio del 71 scrive su Rinascita: se riandiamo alle vicende del nostro partito, noi vedremo l'ipotesi di una via italiana al socialismo ridotta a semplice variante nazionale di un processo rivoluzionario per tutti comune. E il riferimento è proprio all'intervento del Cominform. Quindi il Cominform non avrebbe capito che, come quelli altri dicono di fare un partito unico, e tu non lo fai. Perfetto. No? Quindi ci fu questo. La campagna elettorale fu durissima, no? Ci sono tutta una serie di cose. L'unità, dico solo questa, gli americani cominciarono a mandare aiuti in Italia proprio nel periodo della campagna elettorale, e quando arrivò una nave piena di aiuti americani a Reggio Calabria, l'unità intitolò: l'ambasciatore americano apre la campagna elettorale della DC. No. Ecco, giusto per capirci, no? Ci sono tutto il problema delle lettere, delle cose del genere, eccetera, eccetera. Un bel aiuto alla Democrazia Cristiana lo diede l'Unione Sovietica, perché nel marzo del 47 ebbe la bella idea di far cadere l'unico governo ancora non completamente comunista, cioè quello di Praga, della Cecoslovacchia, no, e questo ebbe ripercussioni notevolissime sulla campagna elettorale. Campagna elettorale, poi ci sono tutta una serie di casi. Veniamo alla campagna elettorale e poi saltiamo rapidamente al 53. Dunque, la campagna elettorale: la DC ebbe 12 milioni di voti e il 48,5%, il Fronte 8 milioni di voti e il 31%. Unità Socialista, che erano i socialdemocratici, 1.800.000 voti e il 7,1%, i Repubblicani 600.000 voti, il 2,5%, il Blocco, che radunava i liberali, quello che restava dell'uomo qualunque, che nel frattempo si era spaccato, il 3,8%, i Monarchici il 2,8%. Comparvero anche i Missini per la prima volta, che ottennero 526.000 voti, ma ebbero anche dei deputati. Allora, tutti considerazione unica: tutti cattolici in Italia, quindi tutti votano per la Democrazia Cristiana, eccetera, eccetera. No, la Democrazia Cristiana ebbe un successo alla Camera per la maggioranza assoluta dei deputati. La Democrazia Cristiana vinse perché nella Democrazia Cristiana gli italiani identificarono due cose: il vero grande partito che poteva opporsi al comunismo, cioè al Partito Comunista, da un lato, e da un altro lato appunto quel partito della borghesia che non c'era. Quindi una parte dei voti della Democrazia Cristiana sono dei cattolici, una parte dei voti non sono assolutamente dei cattolici, sono di coloro che fecero la scelta anticomunista. Perché votare per i liberali o votare per i repubblicani, che anche loro non sono, o votare addirittura per quelli di destra? Votiamo per la DC perché se la DC vince il baluardo c'è. Ecco, questo è il vero discorso. La Democrazia Cristiana poi, il Fronte Popolare fu sbagliato perché basandosi sui risultati della Costituente, i due partiti separati avrebbero preso di più, questo è il fatto. Però, ripeto, le scelte poi si valutano sempre. Soprattutto il Fronte Popolare fu tragico, no, per il Partito Socialista, perché essendoci la lista unica, il Partito Comunista era molto meglio organizzato per fare sul gioco delle preferenze, che in realtà ci furono 143 deputati del PC e 38 socialisti. I socialisti avevano 36 deputati in meno rispetto all'Assemblea Costituente.
E quindi questo dimostra come fu sbagliato proprio da parte socialista l'aver puntato sul fronte popolare. La DC fece in ogni modo un governo di coalizione e la prima legislatura in pratica passa. Adesso arriviamo alle elezioni del 53 e a quella che viene chiamata a suo tempo, è continuata a essere chiamata legge truffa da parte delle sinistre. Allora, De Gasperi verso la fine della legislatura, ho saltato sull'attentato a Togliatti, ma comunque ripeto, non ci può stare dentro tutto. Allora, De Gasperi si era reso conto di una cosa verso la fine della legislatura: c'erano state le solite elezioni amministrative e aveva visto che la Democrazia Cristiana era in calo dappertutto, ma in realtà era in calo già dalle elezioni del 49 in poi. Perché una volta che gli elettori avevano votato per l'RC, avevano visto che i comunisti al potere non erano andati, basta. Ho sorvolato anche su cosa c'era sotto, se gli americani sarebbero intervenuti, se no, poi ripeto, non possiamo fare tutto. No? A questo punto De Gasperi ha un'intuizione giusta in termini generali, che con il voto proporzionale ci sarà un'estrema frammentazione all'interno del Parlamento e questo porta a maggioranze che non saranno solide. Per cui occorre fare quello che lui definì la democrazia protetta. E a questo punto fa questa proposta di legge, no? Che è quella che le sinistre hanno definito legge truffa, di un passaggio al maggioritario, in pratica, per cui i partiti, dunque, la coalizione di partiti, i partiti devono preventivamente fare quello che in termine tecnico si chiamò apparentamento, no? Dire io mi presento insieme alla Democrazia Cristiana e quindi chi vota per me vota anche in pratica per la Democrazia Cristiana. Questo apparentamento e questo è il primo punto. L'altro punto è che chi avesse vinto le elezioni avrebbe avuto diritto a 2/3 dei parlamentari. Alla Camera, perché il Senato la legge non c'è, la legge del Senato, come sapete, era uninominale, poi col maggioritario fatta in un certo modo e non viene toccata. Quindi, se io vinco le elezioni, devo avere 2/3 dei seggi in Parlamento. E quando vinci le elezioni? Vinco le elezioni, se ottengo il 50,01%, cioè la maggioranza assoluta. Non il singolo partito, l'apparentamento, cioè i partiti, la coalizione messa insieme. Che cosa ricordava questa legge? Ricordava la legge Acerbo. La legge Acerbo è quella del 1923, in cui il fascismo arriva poi al potere con Pistone. La differenza però era fondamentale. La legge Acerbo diceva che la lista che avesse ottenuto il 25% dei voti avrebbe avuto i 2/3 dei seggi in Parlamento. È un po' diverso. Personalmente credo che la legge del 1953 fosse un capolavoro di ingegneria costituzionale ed è la miglior legge elettorale che sia mai stata fatta in Italia dal 1946 in avanti. Capisco che le sinistre la definissero legge truffa, no? Però la legge era molto ben formulata, perché se fosse scattata in realtà avrebbe probabilmente evitato al paese tutto un lungo periodo di incertezze, di condizionamenti di maggioranza, di cose del genere. In realtà la legge non scatta. Perché non scatta? E qui, qui non vi do i risultati elettorali, vi do le percentuali, però perché sono importanti. Non tutti, anche all'interno. Dunque la coalizione è conformata, l'apparentamento è DC, PSD, cioè i socialdemocratici, repubblicani e liberali. All'interno di questi schieramenti non tutti erano convinti. E Picarmo Corvino, che era un illustre liberale, uscì dal Partito Liberale, non erano convinti, soprattutto due personaggi di cui si sarebbe, uno si era già parlato tanto e di un altro si sarebbe parlato tanto in seguito, cioè Parri e La Malfa, i quali non erano assolutamente convinti della legge elettorale, come non lo era convinto Codignola, no, che era uno degli esponenti del Partito Socialista, per cui tutti uscirono dai rispettivi partiti dando origine a dei gruppetti, diciamo così, che si presentavano alle elezioni. Allora, la legge, dunque la Democrazia Cristiana, l'insieme, la coalizione, diciamo così, non raggiunse il 50,01% e non lo raggiunse per 57.000 voti. La coalizione ottenne il 49,8% e paradossalmente ebbe il 50 e qualcosa al Senato,
Quindi sono quelle cose tipiche della politica italiana. Allora, si è sempre detto che, non essendo scattato per quei 57.000 voti, questa è quella che io chiamo una leggenda metropolitana, no? E che oggi chiameremo probabilmente fake news, no? Grazie, la legge, quei 57.000 voti che non scattarono, non scattarono grazie al fatto che quelle piccole liste che si erano presentate poi individualmente alle elezioni e che ottennero lo 0,83, lo 0,63 e lo 0,45% erano quelle che avevano portato via i voti necessari alla Democrazia Cristiana per vincere le elezioni e far scattare la legge. Scusate. Democrazia Cristiana, dunque, qui se mettiamo insieme cos'è? 0,83, 0,63, 0,45, cos'è? 2%? 2,5%? Forse, non lo so, i conti non li fanno. Com'è? La Democrazia Cristiana alle elezioni del 48 aveva avuto il 48,5%, alle elezioni del 53 ha il 40%. Perde l'8,4%. Mi dite dove sono andati a finire gli altri voti? Cioè sono i voti che sono andati i tre gruppettini che hanno contribuito alla sconfitta della Democrazia Cristiana o quel 6,5% di voti andati ad altri partiti? Ecco, questa, il problema è che qualche mio collega storico l'ho scritto anche nei libri che furono questi qua a far perdere le elezioni alla DC. In realtà non è così. Cioè la legge non scattò perché la Democrazia Cristiana, una parte dell'elettorato che nel 48 aveva votato per la Democrazia Cristiana, ritornò ai propri partiti. Questo è il punto. Che poi i partiti fossero o non fossero dentro alla, come si chiama, alla coalizione, questo è un altro discorso. Il Movimento Sociale ottenne 1.582.000 voti. No, e passò dal 2% delle elezioni del 48 al 5,8%. Ecco dove sono finiti i voti che fanno perdere la Democrazia Cristiana. L'elettorato di destra, che aveva votato in chiave anticomunista, visto che i comunisti al potere non sono andati, ritorna a votare fascista. Questo è il punto vero della situazione. Dopodiché come prevedeva De Gasperi, ci fu la legislatura dal 53 al 58, non aveva una maggioranza possibile in Parlamento se non tirando dentro le sinistre, non erano certo quelli i tempi per tirare dentro le sinistre, e quindi ci fu una serie di governi che durarono pochissimo con tutta una serie di problemi e fu una legislatura molto ma molto problematica. L'unica cosa positiva di tutto questo, è che proprio col fallimento della legge elettorale, che poi verrà tolta dall'inizio della legislatura, si cambierà la legge elettorale, col fallimento della legge elettorale si dà, è un paradosso, si dà praticamente inizio a quella manovra che porterà poi al governo di centro-sinistra nel 1962, perché Nenni, nel discorso che fece alla Camera, all'apertura delle Camere, in cui si disse che se a un certo punto la Democrazia Cristiana si fosse impegnata, oltre ad abolire la legge elettorale, cosa che farà, no, a tutta un'altra serie di cose, no, probabilmente i socialisti avrebbero pensato, no, in un modo diverso. Le cose che dice Nenni sono quelle che saranno alla base degli accordi di centro-sinistra. Tempi non erano maturi, ma tutto questo darà modo ad un tipo di riflessione che porterà poi, sui tempi lunghi tipici della politica italiana, a far nascere il governo di centro-sinistra. So di essere andato oltre i limiti e vi ringrazio dell'attenzione. Se ci sono domande sono qua. Grazie mille. È stato molto interessante perché già, diciamo così, da quello che ci ha raccontato il professore possiamo vedere come tratti, alcuni tratti di italianità. Tanti di italianità sono una delle caratteristiche. Io devo dire che una volta ho intitolato, in uno dei miei ultimi corsi che ho fatto sull'Italia repubblicana, gli ho dato proprio questo titolo: l'Italia repubblicana, 2: un paese anomalo.
Perché secondo me, ma non è solo questo, cito, io non ho mai visto in nessun paese del mondo il governo delle convergenze parallele. In matematica, io in matematica non sono mai stato un asso, no? Però mi aveva spiegato che le convergenze, se sono parallele, non possono essere. Il governo della non sfiducia. Non il governo, no, il governo della non sfiducia o il governo delle astensioni. Per non parlare poi di tutto, queste sono alcune di tutte le altre formule politiche che si chiamano in Italia, insomma. Qualcuno delle riflessioni da fare? Prego. Spesso si parla del clima di questi, soprattutto di questi primi anni, sì. Non tanto, magari dopo il 48 forse no, però ci può dire qualcosa di più su questo? Clima e rapporti che c'erano tra questi politici, sì. Pur magari partendo dunque, dalla politica. Allora, sono duplici, nel senso, il clima politico fu vivacissimo, nel senso che non ce le mandavano a dire, come si suol dire. Però il tutto era improntato, no, a un estremo rispetto dell'avversario. No? Allora, adesso se riesco a ritrovarlo. Dunque, il clima politico delle elezioni del 48, ad esempio, perché io ho detto quella lì sulla, come si chiama, sull'ambasciatore americano, ma giusto per capirci, no? Se riesco, vediamo, dovrei trovarlo. E insomma, era qua fino a due secondi fa, come sempre succede in queste cose. Queste sono quelle che riguardavano la Costituzione. Abbiate un attimo di pazienza, perché è veramente, c'è tutta una serie di aspetti che sono veramente divertenti. Ci faccia un libro quando ha tempo e voglia. Sì. Dunque, allora uno è questo. No, eccolo qua, eccolo qua. Ecco qua. Dunque, allora, gli Stati Uniti, dunque, allora, il clima politico è quello in cui ci furono espressioni truci che oggi sembrano così. Togliatti disse che avrebbe calzato gli stivali per prendere a calci De Gasperi, no? Un'affermazione così oggi, no, ecco, una cosa, è una roba di questo genere. Un altro degli slogan che fu lanciato, proprio dalla Democrazia Cristiana, è quello che credo gran parte di voi conosceranno se hanno visto i film di Don Camillo e Peppone, cioè nell'interno della cabina elettorale, no, Dio ti vede, che sta lì, no, ecco, no, questo, eccetera, eccetera. Ma soprattutto gli americani si impegnarono molto nella campagna elettorale. Fecero viaggiare un treno che attraversò tutti gli Stati Uniti per raccogliere fondi da dare alla Democrazia Cristiana per la campagna elettorale. E soprattutto fecero una capillare campagna elettorale attraverso le lettere degli emigrati. Gli emigrati negli Stati Uniti mandarono moltissime lettere in Italia, no, per invitarli a votare la Democrazia Cristiana. Ma non solo negli Stati Uniti, anche dal Belgio, in tutti i paesi di emigrazione, diciamo così. Allora, le lettere erano concepite in questo modo. Uno, lettere in cui si illustrava il contributo dato dagli Stati Uniti alla ricostruzione dell'Italia. Quindi tu devi votare per la Democrazia Cristiana, perché la Democrazia Cristiana è il paese, noi facciamo questo. Lettere in cui si invitava esplicitamente a votare De Gasperi. Lettere di accusa contro i comunisti, con la minaccia di tagliare gli aiuti economici e di chiudere l'emigrazione. L'emigrazione per noi era ancora una cosa importante. Poi ce n'erano alcune che portavano la seguente formula: la maledizione di Dio cadrà su di te e sulla tua famiglia. Se non voti per la Democrazia Cristiana. Il signore dice di scrivere un libro. Sì, questa tipologia è stata fatta in realtà, cioè qualcuno dei miei colleghi che ha esaminato le lettere ha tirato fuori le tipologie. Allora, di queste lettere ne furono spedite milioni ed è stato calcolato che la settimana prima delle elezioni, che sono il 18 aprile del 48, arrivarono 1 milione di lettere, solamente nella settimana. Si parla generalmente di una dozzina di lettere. Questo è quello che riguarda il coso. Poi,
Altro clima, i comitati civici. Comitati civici, no, che erano queste, questa organizzazione creata da Luigi Gedda, che era allora